Simona Lamantia anche, Lamantia che è stata campionessa d'Europa al coperto di salto triplo, papà che faceva le siepi, mamma che faceva mezzo fondo anche, 400-800, mamma tra l'altro è di questa regione, Cristina Mutschlechner di Brunico, o Brunico come andrebbe detto, ma è desueto, qui siamo in Trentino, lo ricordo, nella seconda città del Trentino, la città della pace, anche la campana. Anche una città di cultura, viene definita l'Atene del Nord Italia. C'è anche il Mart. E qui siamo a questi 1500 metri. Dicevo di Lamantia, che oggi è stata premiata proprio stamattina a Palazzo Podestà a Rovereto, dove hanno proseguito nel loro festeggiamento. Tanto Federica De Buono, ne parliamo? Sto parlando a me stesso, Sto parlando a me stesso, bacchettandomi. Certo che ne parliamo. Intanto Del Buono e Zenoni, due recuperande. Zenoni già recuperata l'anno scorso, anzi due anni fa, dopo alcuni anni molto difficili. E Del Buono sono 6 o 7 anni che sta faticando per recuperare. Lei che... Delle predestinate, si è sempre detto. È entrata e uscita dalla Polizia di Stato, dalle Fiamme Oro. La Zenoni va via, cambio secco ai 300 metri. Il classico cambio della Zenoni, che è nella volata lunga, nella progressione alla sua arma più forte. Del Buono non riesce ancora a rispondere, mi pare che dietro Nadia Battocletti stia cercando di rincorrere la terza piazza. Sì, quantomeno la terza, perché potrebbe essere anche la seconda. Zenoni davanti con questo attacco molto secco. Sprint incredibile, classico. Come incredibile, è il suo. Nadia. E Nadia va, attenzione! Attenzione Zenoni, guarda che 400. Va a vincere lei. Nadia Battocletti a casa sua praticamente vince lei e fa, guardate, 4:09:39. Ma che livello mostruoso, che miglioramento per Nadia Battocletti. Ieri con il presidente del comitato, chiamiamolo regionale, del Trentino, ha detto due atleti italiani, Yeman Crippa e Nadia Battocletti, si è velocizzata così, in questa maniera vinse la medaglia di bronzo ai campionati europei juniores sui 3000, andando a prenderle tante, non tutte ovviamente, e qui invece le ha prese tutte con un finale mostruoso. È andata a prendere Marta Zenoni, che in un certo momento deve aver immaginato e dai che vinco il titolo italiano assoluto. E per Marta Zenoni quasi probabilmente intorno al record personale, ma demolito per Nadia Battocletti che aveva 4:17, qua 4:09. Lei quest'anno ha ridipinto, ricostruito completamente la statistica dei suoi primati. L'ultimo 14:58, sai 53, che si sente poco bene sui 5000. Nadia ha fatto proprio questo 400 in apnea, ha dato tutto, è stramazzata a terra, guarda, subito dopo il traguardo. Sì, qualche problemino per Nadia Battocletti, e qui molto provata dopo questi 1500, dopo questo 4:09:39, la stanno aiutando in questo momento, la stanno soccorrendo un pochino.